credo che noi dobbiamo cercare di aprire con le imprese, con i sindacati, un confronto anche regionale per capire, per fare lo stato dell'arte attorno alle misure di sicurezza che vengono fatte in Sicilia e cercare di arrivare insieme al protocollo, perché sul lavoro le leggi ci sono, però noi dobbiamo andare al di là delle leggi, oltre le leggi, e cercare di vedere se noi possiamo darci anche degli obiettivi molto seri in Sicilia, anche per infortuni zero. Presidente, lei ha detto si deve lavorare per vivere, non si lavora per morire. Certo, non si può morire di lavoro, è allucinante. È chiaro che qui emergono situazioni sicuramente in cui i lavori non sono stati eseguiti per il livello di rischio che ha, insomma, a meno che questo rischio non era preventivabile, non so, ma sarà l'inchiesta a chiarire tutto questo e spero che si faccia giustizia e rapidamente. E lei cosa ha potuto dire a queste famiglie? Io gli assicuro la vicinanza, tra l'altro, della regione siciliana e tutte le istituzioni che si adopereranno perché queste persone non siano abbandonate.